Società e beni per 4 milioni e mezzo di euro sono stati sequestrati stamani dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Vibo Valentia al termine di indagini coordinate dalla locale procura della Repubblica. I militari hanno sequestrato un'azienda agricola, capi di bestiame, beni mobili e disponibilità finanziarie per 1 milione di euro, notificando un provvedimento di adozione dell'amministrazione giudiziaria nei confronti di un'altra impresa valutata a 3 milioni e mezzo di euro. I finanzieri hanno denunciato Andrea Mantella, ritenuto legato alla cosca di 'Ndrangheta dei Lo Bianco, e la sua compagna Santina La Grotteria per trasferimento fraudolento e intestazione fittizia di beni. In 6 devastarono un bar nel centro di Reggio Calabria armati di una mazza da baseball, aggredendo le due titolari di nazionalità marocchina per indurle a vendere il locale. Le donne subirono anche minacce a sfondo razzista. Oggi i carabinieri della stazione di Reggio Calabria hanno arrestato 3 dei presunti aggressori: Bruno Clemeno, 39 anni, la compagna Giovanna Romeo, 34, e sua sorella Emma Clemeno, 31, accusati di estorsione aggravata, lesioni, danneggiamento e violenza privata. Clemeno in una circostanza avrebbe richiesto la cessione del locale alla proprietaria, che avrebbe rifiutato fino al 21 febbraio scorso, giorno del raid. Il ministro della Giustizia, Paola Severino, è intervenuta a Catanzaro ad un convegno promosso dal Comitato regionale per le pari opportunità e dalla FIDAPA sul ruolo delle donne in politica e nelle istituzioni, dopo la presentazione di un'iniziativa popolare per l'introduzione della doppia preferenza alle elezioni regionali con la differenza di genere. Il ministro, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alla diatriba tra Catanzaro e Benevento sulla futura sede della scuola di magistratura, ha affermato che le cose non vanno risolte a colpi di sentenze, ma a colpi di efficienza e di risparmio. Sono stati liberati oggi alcuni animali selvatici recuperati in tutto il territorio calabrese dai corpi di polizia provinciale di Catanzaro e di Reggio Calabria, da privati cittadini e da associazioni animaliste, e portati al CRAS di Catanzaro per essere curati dalle ferite. Tra loro anche un'aquila minore e un tarabuso, che sono stati curati nel centro recupero. La liberazione è avvenuta presso il lago La Vota a Falerna, in località Pesce d'Anguille, riconosciuto come sito di importanza comunitaria in quanto ultimo lago salmastro della costa tirrenica calabrese.